Cos'è? Stai vedendo cosa ha fatto? Sì? Venduta? E qui c'è una casa! Ha comprato una casa! Matti, devo dirti una cosa. Anche io. Ti ricordi un'oretta fa, no? Quando abbiamo visto che Cori aveva usato il tuo computer e aveva comprato una casa, forse con la tua carta di credito? Sì, Ninna, me lo ricordo. Ecco, io stavo pensando che potevamo andare a visitare la casa di Cori. Va bene, grazie, andiamo. No, ho qualcosa di meglio da dirti. No. Non c'è niente di meglio della casa di Cori per ora. Avevo detto che avevo qualcosa anch'io da dirti ed ho pensato a una cosa incredibile. Guarda il colore della mia felpa. Secondo me questo è il colore perfetto del cornetto Carbotella. Basta con questa Carbotella. Andiamo in casa di Cori, ti prego. Sono troppo curiosa. Ninna, ma sei impazzita? Il nostro obiettivo è vederla il meno possibile, la tua sorella. Quindi perché dovremmo andare da lei? Allora, prima cosa, non è mia sorella. E secondo, abbiamo affrontato tutti i mostri del mondo. Abbiamo affrontato la schiacchiera, abbiamo affrontato l'impostore, abbiamo affrontato il clown, abbiamo affrontato l'alieno, abbiamo affrontato l'orso. Vabbè, ok, ho capito, quindi... E tu hai paura di Cori? Dai, andiamo, ma cosa pensi che farà? Secondo me questo è soltanto gossip tra sorelle. Tu vuoi vedere come ha arredato la sua casa Cori? Già lo so. Sì, sicuramente sarà bruttissima. E poi non siamo sorelle, come te lo devo dire? Gossip tra sorelle? Va bene, Ninna, mi hai convinto. Andiamo a vedere la nuova casa di Cori. Ma come facciamo ad arrivarci? Non c'è cosa più facile. Dobbiamo solo tenere in mano il ketchup e arriveremo direttamente a casa di Cori attraverso il portale. Ok, tienilo in mano. 3, 2, 1, 1. Wow! Ninna, è buio? Ninna? Stai zitto, potrebbe essere lì. Ho paura. Ma ti parla piano. Ma perché non si vede niente qui? Ora io esco un po' con la testa, ok? Va bene, anche io. Mi stai seriamente dicendo che questa è la casa di Cori? Sì, Matti, te lo sto seriamente dicendo. Allora, il problema è che Cori è in questa casa in questo momento, quindi dobbiamo stare zitti. Ok, shh, acqua in bocca. Sono troppo felice! Stai zitto! Scusa. Non ti porterò più da nessuna parte. Comunque, shh, spiamola un po'. Che cosa sta facendo? Non capisco. Aspetta, fammi controllare a me. Io proprio non riesco a capire. No, scusa. No, non funziona. Dovrò ripararla. Cavolo, l'avevo appena comprata nuova. Sembra che si stia preparando per uscire. Ma perché ha la scopa? Perché è una strega. Ah, che brutta. Vabbè, almeno se esce possiamo esplorare un po' la casa. Ok, perfetto. Matti, ma se n'è andata e non ce ne siamo accorti? Matti! Shh, non urlare, c'è Cori! Se n'è andata, Cori! Ah, ok. E quindi questa sarebbe la casa di Cori? Wow, non ci posso credere! Ma come ha fatto Cori? Aspetta. Ma forse si è davvero comprata la casa con i miei soldi? Sì, secondo me sì, Matti. Cioè, lei che lavoro farebbe, scusa? Appunto, come fa a comprarsi una casa se non ha neanche un lavoro? Vabbè. Ma questo sarebbe il suo armadio, scusa, non c'è neanche un vestito. Beh, c'è da dire che il suo budget sicuramente non è uno dei più alti, guarda. Ha soltanto le grucce ma non ha vestiti. Matti, ma che fai? Rimetti a posto. Stai fermo, comunque non ha vestiti perché ovviamente si è trasferita ora, quindi non può averli. E se invece fossero dei vestiti invisibili? No, no, non sono invisibili, anche perché lei è vestita di nero, cosa stai dicendo? Hai ragione. E questo, scusa, dovrebbe essere il salotto? Questo dovrebbe essere il salotto. Beh, carino, dai. Sì, carino. Ma è solo per lei, praticamente. Sono Cori, sono la più cattiva del mondo. Wow, ma è comoda questa sedia. La potremmo portare a casa. Wow, effettivamente sì. È molto, molto bella questa zona relax. La chiamerei zona relax. Cori ha davvero un bel gusto con i colori. Peccato che utilizzi sempre lo stesso. Sì, effettivamente hai ragione. Però, Matti, ti lascio guardare a terra sulla casa. È troppo comoda questa sedia. Ehi. Scusa. Dai, alzati. Guarda, dobbiamo andare la TV. La TV.
La TV? Sì, perché lei guarda i programmi sulle streghe, non te lo ricordi? Sì, ma spero non abbia comprato anche questa con la mia carta di credito. Secondo me sì, ti conviene bloccarla. Oh oh, ma funziona almeno? Ma che ne so, probabilmente l'accenderà con la magia, sai com'è fatta, è tutta strana quella. Vediamo un pochino se si accende. Che bella TV, Cori, ti devo fare i miei complimenti. Il filo in realtà c'è, solo che... è staccato. Ma dai, ma in questa casa non c'è una spina. Ma Tim, ma non ti sei accorto che questo tappeto è più bello di quello che abbiamo noi a casa nella tua postazione? Ehi, ma come ti permetti? Comunque, sì, sì, me ne sono accorto. È così soffice. Certo che questa libreria ha degli oggetti all'interno bellissimi. Cori, ma sei proprio brava. Wow, qui c'è niente. E poi qui c'è niente. E ancora niente, ancora niente, ancora niente, ancora niente. Ah, meno male che ha la casa più brutta della nostra. Se no mi sarei arrabbiato tantissimo. Vero, Ninna? Ninna? Ma che cosa stai facendo? Ehi, tu! Mi spieghi perché hai una sedia in testa? Ma sto cucinando, non vedi? Perché secondo me Cori cucina così, con la sedia in testa. Lei è strana, no? Ma perché dovrebbe cucinare con la sedia in testa? Beh, effettivamente non lo so, forse... Aia! Scusa, forse ho sbagliato, vabbè, comunque guarda che cucina! Ha pure i bicchieri, Viola! Wow, ha dei bicchieri che... potrei lanciare in aria! Ma che... se lo rompi e lei torna si arrabbia tantissimo, lo sai? E che sono troppo felice! Questa sembra quasi una casa parco giochi, una casa in cui possiamo fare tutto quello che vogliamo, tanto non è nostra. E poi guarda, da brava ospite lascio anche il ketchup che abbiamo portato qua per raggiungere questa casa, così lei non si arrabbierà con noi. Sono d'accordo. Comunque, brutte queste tende. Ma come che brutte? Guarda, sono super soffici, mi piacciono tantissimo, quasi quasi le rubo e le metto nella mia postazione. No, non ci pensare nemmeno. E questo tavolo con questa tovaglia? Ci vorrebbe proprio un cornetto da Nutella ora. Cori, ci porti un cornetto? Sì, sì, Cori, siamo molto ma molto affamati. Io penso che in questa casa non ci sia niente da mangiare oltre il ketchup che le abbiamo portato noi. Beh, dai, però in fondo si è soltanto trasferita qualche ora fa, quindi non è che possiamo pretendere chissà quanto, no? Sì, forse sarà andata a fare la spesa con la tua carta di credito, hai ragione. Comunque, questa sedia è comodissima, molto meglio delle nostre. Ma tu ti lamenti sempre? Ho l'impressione che tua sorella abbia un gusto dell'arredamento migliore del tuo. E allora mettiti con mia sorella. Ma scusami, questo cosa dovrebbe essere? Ninna, questo è il letto di Cori. E perché è messo per verticale? Perché Cori dorme in piedi come i cavalli, ti ricordi? Quella è tutta strana. Aspetta, aspetta, sono Cori. Buonanotte. Aspetta, voglio provarci anch'io. È comodissimo, ma perché non dormiamo anche noi in piedi? Sei pazzo come lei, io lo sapevo. Ah, Cori mi sta iniziando a piacere sempre di più. Aia! Ma ti... è tornata, nasconditi, nasconditi. Dove ci mettiamo? Io dietro la scopa. Nascondo dietro la libreria. Ok. Uffa, questa cosa mi cade sempre. Non mi era mancato. Ok, Matti, non ci ha visto. Continua a stare zitto. Ok, Ninna, io sono nascostissimo. Sì che vi ho visti, ma pensate che io sia stupida, scusate. Forse ci ha visto. Ciao, Cori. Non era un buon nascondiglio quello della scopa? No, non lo è stato per niente. Ciao, Cori, come stai? Da quanto non ci vediamo? E sentiamo, perché siete qua in casa mia? Fammi parlare a me stavolta. Sì. E noi volevamo vedere la tua nuova casa perché il Grinch ci ha detto che è molto bella. Sì, esatto, proprio questo. Ah sì, il Grinch. Ora andate via, basta, non vi sopporto più voi mocciosi. Non dovete più venire a casa mia, avete capito? Vi inviterò io quando sarà finita. Ok, Cori, ce ne andiamo, però stai calma, eh. Sì, sì, tranquilla. Aspettate un attimo, quindi casa mia vi è piaciuta? Sì, sì, ci è piaciuta tantissimo. 10 su 10 secondo me. Io prenderei tutto. Hai di sicuro un gusto migliore di tua sorella. Vabbè, bene, ora andate, se no vi picchia. Andiamo, sì, andiamo, ciao. Ciao.